Ciao a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E niente, non ho staccato i telefoni, ma non rispondo al telefono prima di finché non ho cominciato la trasmissione. Allora, vediamo un attimino i discorsi che cominciamo a fare stasera. Innanzitutto, il prossimo dibattito possiamo tenerlo sabato 13 dicembre. Alle ore 20:30 a Radio Gamma 5 e a proposito delle correnti vegetative. Il prossimo dibattito dunque sarà tenuto sabato 13 dicembre a Radio Gamma 5. Parleremo delle correnti vegetative. Magari per l'occasione faremo anche un brindisi per il solstizio d'inverno e naturalmente quello che dovremo fare. Pertanto, l'appuntamento è per il 13 dicembre alle ore 20:30 in sala dibattiti Radio Gamma 5. Nella trasmissione di questa sera riprendiamo quello che è il discorso che abbiamo già fatto alcuni anni fa a proposito del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Il Crogiolo dello Stregone, come ormai tutti quanti sanno, da anni, è praticamente la via della conoscenza del paganesimo politeista. Una via della conoscenza che parte dal presupposto da conoscere il mondo in cui viviamo, conoscere noi stessi in relazione al mondo ed agire nel mondo. L'agire nel mondo è l'unico modo che abbiamo per conoscere le nostre possibilità d'azione, per cui è l'unica possibilità che abbiamo in teoria per rendere reale il concetto di conoscere noi stessi. In realtà non è effettivamente un conoscere noi stessi, ma è un conoscere le nostre possibilità di agire nel mondo. Ora, noi siamo fortunati a fare stregoneria nel 2003-2004 o negli anni appena prima, perché una serie di informazioni che arrivano al mondo scientifico sorreggono tutte le tesi della stregoneria, cosa che invece non è nei confronti dei monoteisti. I monoteisti vedono le loro tesi smontate una a una. Per esempio, l'esistenza di un Mosè è stato dimostrato che Mosè non esiste. Com'è che è stato dimostrato che il Mosè della Bibbia non esiste? Semplicemente perché sono stati trovati tutti gli scritti antichi dell'Antico Egitto, compresi i giornali delle guardie di confine dell'Egitto antico, cioè i posti di confine dell'Egitto antico. Tenevano dei giornali di avvenimenti e di situazioni talmente precisi e talmente giornalieri, dai quali si è dedotto che se un Mosè, se degli ebrei fossero usciti dall'Egitto, la cronaca ci sarebbe stata. Invece la mancanza completa di cronaca denota come il Mosè che se ne va via dall'Egitto era una farsa inventata dalla Bibbia. Al contrario, invece, la scienza sta dimostrando come il Crogiolo dello Stregone, la via della stregoneria del paganesimo politeista, sia una cosa reale. E non è una cosa reale perché lo diciamo noi, ma perché fa parte di tutti i percepire, di tutti gli antichi sentire dei popoli. Il pezzo di questa sera, con cui introduciamo il Crogiolo dello Stregone, si chiama Sunto sintetico delle relazioni dell'essere umano contro il razionalismo a tutti i costi. Questo pezzo praticamente ha al suo centro tre elementi fondamentali. Uno è gli studi sulla religiosità infantile di Vianello. Vianello era un docente dell'Università di Padova, credo che adesso sia anche diventato preside dell'Università di Psicologia di Padova, il quale ha fatto tutta una serie di ricerche sull'apprendimento del concetto religioso da parte di bambini. E le sintesi, i risultati finali delle sue ricerche praticamente coincidono con quello che è la moderna, l'attuale, diciamo così, neuroscienza, che stabilisce quali sono i processi di apprendimento delle persone. Questa è una prima cosa che vogliamo citare. Il secondo episodio che viene citato in questo testo è l'episodio di Attonavo. Vediamo un attimo. Attonavio è uno dei primissimi auguri di Roma antica, il quale con
un suo gesto, al di là che questo sia leggendario o non sia leggendario, non ha importanza, racconta la leggenda attraverso la quale gli auguri di Roma antica divennero uno degli elementi fondamentali attraverso i quali venne condotto lo sviluppo di Roma. Gli auguri furono effettivamente dei guardiani di Roma antica e non pretesero mai di dominarla o di comandarla, ma furono attenti alle relazioni che c'era fra la città e il mondo. E il terzo episodio che andiamo a citare proprio in questo pezzo è relativo al processo di Giovanna d'Arco. E vedremo un po' come quel processo a Giovanna d'Arco, la risposta che Giovanna d'Arco dà agli inquisitori, siano in sintonia con tutto il discorso. Qual è lo scopo fondamentale del discorso contro il razionalismo a tutti i costi? È quello di dimostrare la realtà dalla quale parte il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Cosa sono questi quattro canti del mondo? Beh, due canti del mondo sono quelli della ragione. Perché due canti del mondo? Perché io vedo la forma di un albero o di un animale, ma l'albero e l'animale vedono la mia forma. E sia l'animale sia l'albero agiscono nei miei confronti attraverso la forma. Il discorso della forma, al di là di come i singoli soggetti della natura lo trattano, è comunque un discorso della ragione. Cioè, esiste una ragione dell'uomo come esiste una ragione dei singoli animali ed esiste una ragione delle piante. Questa ragione, la ragione dell'uomo, la ragione delle piante, la ragione degli animali, è il sistema attraverso il quale i singoli esseri fondano le relazioni fra di loro. Dopodiché abbiamo altri due mondi, e sono, chiamiamoli così in maniera generica, i mondi dell'intuizione, cioè praticamente i mondi della percezione, cioè quei mondi che vanno fuori dalla ragione, che vanno fuori dalla razionalità, sui quali noi non fondiamo la nostra organizzazione di vita, ma dai quei mondi noi peschiamo l'intuizione. Peschiamo la nostra sensibilità, peschiamo il nostro modo di guardare il mondo e di relazionarci col mondo. Manteniamo per il momento questa genericità. Diciamo, due mondi sono i mondi della forma, due mondi sono i mondi della percezione. Perché due mondi della forma? Perché sia io che l'oggetto con cui io mi relaziono, che può essere un'altra persona, un animale, una pianta, ha anch'esso un mondo della ragione. Per cui quando io mi relaziono con un soggetto del mondo, con un uomo, con un albero, con una pianta, con qualcosa, mi relaziono con un'altra ragione. Quando io intuisco e uso la mia intuizione, vengo ad intuire cose, soggetti, fenomeni mandati da altri soggetti nel mondo. Per cui quei soggetti, sia che agiscono nel mondo della ragione, sia che agiscono attraverso le proprie tensioni, le proprie intuizioni e tutto il resto, non fanno altro che immettere dei fenomeni nel mondo che io posso percepire con la ragione o non percepire con la ragione, ma posso percepire anche in percezione alterata o attraverso l'intuizione o attraverso dei messaggi cosiddetti subliminali, usiamo pure anche questi termini sempre generici, che però sorgono alla mia ragione attraverso la mia intuizione qualora io ne ho necessità. Questo discorso lo stiamo sviluppando attraverso il discorso del Crogiolo dello Stregone. Quattro canti del mondo perché quando io costruisco una relazione con un soggetto presento sia la mia ragione sia il mio subconscio, usiamo anche questo termine. Quando il soggetto si relaziona con me, si relaziona con la sua ragione e col suo subconscio. Pertanto sono quattro cose che vengono a fondersi. Queste quattro cose che vengono a fondersi costruiscono la contraddizione, la soluzione della contraddizione modifica i soggetti che sono venuti in contatto. La qualità della contraddizione, cioè le modalità con cui i soggetti sono venuti a contatto, dà la qualità della modifica dei soggetti che sono entrati in contatto. Spero che sia stato chiaro questo discorso. Da qui,
nasce cosa? Nasce l'esigenza di costruire la strategia, prima di tutto la lettura del mondo e poi la strategia migliore con la quale un soggetto, un individuo, va ad operare nel mondo. La strategia migliore attraverso la quale un soggetto, un individuo, va ad operare nel mondo è l'arte del crogiolo dello stregone, che va a individuare tutta una serie di elementi da mettere in chiaro, da chiarire, attraverso i quali l'individuo può relazionarsi nel mondo. Chiaramente questo è un discorso pagano politeista, perché? Perché un cristiano non farà mai questo discorso, tanto lui è creato ad immagine e somiglianza di un Dio padrone, lui è uguale a quello che il Dio padrone ha voluto, lui è al di sopra e al di là di ogni cosa, lui ha il paradiso dopo la morte, lui ha la provvidenza, lui ha Padre Pio che gli leva il cancro, lui non deve affrontare qualunque cosa. Pertanto, all'interno della concezione monoteista non esiste le relazioni dell'uomo col mondo, ma esiste l'uomo che è padrone del mondo. Ma siccome io sono un pagano politeista, quando mi vengono a dire gli antibiotici non funzionano più, perché? Perché i batteri si sono modificati al punto tale da essere resistenti agli antibiotici, beh, questo rientra nei quattro canti del mondo. Io ho costruito una situazione per combattere i batteri hanno costruito una situazione per far fronte a ciò che io ho fatto. Adattamento soggettivo alle variabili oggettive, io ho costruito una variabile oggettiva inserendo gli antibiotici nelle persone, i batteri si sono adattati a questa variabile, hanno trasformato loro stessi e sono diventati resistenti ai miei antibiotici. Questa è una relazione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Per cui io so benissimo che esistono degli agenti patogeni, degli agenti che vanno a procurare delle malattie, ma la questione fra me e la malattia è una questione di contraddizioni, risolvendo la quale io ho una modificazione dei soggetti che sono entrati in relazione. Chiaramente io prendo l'antibiotico per curare una certa malattia, ma il batterio sì, muore col mio antibiotico, però i suoi figli si modificano per essere resistenti al mio antibiotico. Pertanto io avrò una situazione oggettiva diversa la prossima volta. Io ho risolto la contraddizione, ma dopo che io ho risolto la contraddizione, le cose non sono più uguali. Diventare consapevoli di questo significa diventare degli apprendisti stregoni, sempre. Bene. Vediamo un attimino il testo, invece, sunto sintetico della reazione dell'essere umano contro il razionalismo a tutti i costi. E qui cominciamo a leggere le interrelazioni fra l'individuo e il mondo in cui vive. Fino ad ora ho sempre parlato del cristianesimo come padrone degli esseri umani, del suo Dio assassino, del terrore seminato dal pazzo di Nazareth, ma ho sempre evitato, se non di sfuggita, di parlare dei cristiani come massa di individui. Naturalmente questo è un testo fatto alcuni anni fa. Perché gli esseri umani si dicono cristiani nonostante siano bestiame condotte al macello? Razionalmente si può e abbiamo dimostrato che sono solo pesce pescato dal buon pescatore e messi in padella o pecore del gregge. Il razionalismo libera gli esseri umani dal terrore dell'assurdo, ma strappa loro l'audacia nell'affrontare la vita. Il razionalismo ha una sua ragione di essere soltanto se risponde ad un intento più ampio che ne determina la direzione. Chi è cristiano invoca il razionalismo. Cristiano e razionalista sono la stessa cosa quando devono mettere in ginocchio chi non si può difendere. Il cristianesimo non è una dottrina, è un sistema coercitivo imposto educazionalmente che raggiunge la sua razionalità esattamente come è razionale la salivazione del cane in una gabbia di Pavlov. In altre parole, un cristiano è come il cane di Pavlov, che stretto in una gabbia ideologica saliva all'arrivo del padrone che gli porta il cibo. Io ritengo assurdo spiegare al cane di Pavlov l'inutilità della sua salivazione, in quanto questa è un riflesso del suo condizionamento e non un comportamento naturale.
Per questo motivo, come pagani apprendisti stregoni, affermiamo che non possiamo convertire nessuno alla nostra dottrina, in quanto, per convincere della nostra dottrina, dovremmo considerare i cristiani esseri umani che sbagliano. Invece noi li consideriamo come il cane di Pavlov, cioè esseri umani chiusi in una gabbia ideologica che li costringe a salivare ogni volta che qualcuno presenta loro il Dio padrone. Noi abbiamo già indicato più volte come si rompe la gabbia, sia con il nostro pensiero, sia secondo i principi del crogiolo dello stregone, che riprenderemo per sviluppare il concetto secondo cui ogni elemento del crogiolo è un crogiolo a sua volta. Queste indicazioni dovrebbero aiutare gli esseri umani a rompere la gabbia ideologica, ma come pagani, apprendisti stregoni, sappiamo che il loro stare in ginocchio è così radicato che nulla può eliminarlo e i cristiani possono solo attendere la morte per liberarsi dall'angoscia della vita. Le nostre indicazioni possono servire soltanto a chi, in un modo o nell'altro, ha già rotto per conto proprio le sbarre della costrizione ideologica cristiana. Coloro che non hanno soltanto rifiutato il cristianesimo in quanto tale, ma hanno messo in atto delle strategie etiche, morali, psicologiche e ideologiche per spezzare il controllo educazionale imposto dal cristianesimo. Per chiarire la formazione del condizionamento educazionale del cristiano, mi servirò di un testo universitario usato nella facoltà di psicologia di Padova, di cui un preside era e forse è tale Guido Peter, no, adesso credo che sia proprio Vianello, di questo libro cura la prefazione. Il libro è La religiosità infantile di Renzo Vianello, editore Giunti Barbera, e descrive alcune ricerche sulle credenze infantili, specie a proposito del Dio creatore. Dice questo libro, da pagina 238, la credenza in Dio creatore da parte del bambino di 6-8 anni. Al di là delle osservazioni sul significato da attribuire alla credenza in Dio creatore da parte del bambino, è certo che è questa una credenza che il bambino assimila con relativa facilità. Clavier, Thum, Burgartsmeier, Nobling, eccetera, hanno sottolineato come tale credenza sia pressoché generale a questa età. I dati a nostra disposizione ci permettono comunque di fare alcune considerazioni. In primo luogo, possiamo pur notare che di fronte a domande dirette come «è stato Dio a creare gli astri?» oppure «chi ha creato la terra?», la grande maggioranza dei bambini risponde affermativamente. In linea generale possiamo perciò dire che fin dai 6 anni è possibile l'assimilazione della nozione di Dio creatore. Si vedono a questo proposito i colloqui clinici su questo argomento della ricerca numero 4. Tuttavia alcuni dati ci inducono a sospettare che questa nozione sia stata assimilata in modo fondamentalmente nozionistico. La tecnica di racconti da completare ci ha sostanzialmente confermato questa convinzione. Quando infatti lo stimolo era costituito da un racconto che suggeriva esplicitamente il problema della creazione, la maggioranza dei bambini ha parlato di Dio creatore, 67% dei soggetti di 8 anni della terza ricerca, 30% di quelli 7-8 anni nella quarta ricerca, 70% di quelli 6-7 anni nella 6-7-8 anni della ottava ricerca. Ma quando lo stimolo, basato sempre sul tema natura, era privo di questo suggerimento, Dio è stato nominato in pochissimi casi: 0% dei soggetti di 8 anni della terza ricerca e 10% dei soggetti di 7-8 anni della quarta ricerca. Ma ciò che più ci fa pensare che questa nozione sia stata accettata nozionisticamente, cioè in pratica il padre e la madre gli ha detto talmente tante volte che il bambino dà una risposta semplice, tanto l'interlocutore tace, è dovuto al fatto che il bambino afferma di credere in Dio creatore, pur avendo, specialmente a 6-7 anni, una visione molto antropomorfica della divinità. Si vede al capitolo precedente le ricerche numero 1, 2 e 4, in particolare i protocolli esemplificativi della ricerca numero 4 su questo argomento. Sulla base di questi dati, ma soprattutto sulla base dei nostri colloqui clinici, vedi ad esempio i colloqui clinici della ricerca numero 4 relativi all'argomento, ci appare di poter dire in conclusione che i bambini 6-8 anni, nel periodo in cui cominciano a superare la visione artificiosa pura, consistente nell'attribuire la fabbricazione degli astri eccetera agli uomini, accettano facilmente la nozione offerta dall'istituzione religiosa di un Dio creatore dell'universo,
dato che essa corrisponde ad un loro modo spontaneo, anche se in via di superamento, di interpretare la realtà. Tuttavia, tale nozione viene assimilata in modo fondamentalmente nozionistico. Concordiamo perciò con il Piaget quando afferma: siamo stati colpiti dal fatto che la maggior parte dei fanciulli non ricorrono a Dio che a malincuore, per così dire, e solo quando non trovano di meglio. L'insegnamento religioso ricevuto dall'esterno a 4-7 anni appare come un corpo estraneo nel pensiero del fanciullo e le rappresentazioni che suscita non hanno né elasticità né la proliferazione della credenza che non fanno appello all'attività divina. Dato inoltre che il bambino di 6-8 anni si riferisce a Dio solo se viene esplicitamente sollevato il problema della creazione, concordiamo pienamente con il Castiglioni quando afferma che i grandi fenomeni naturali assai difficilmente evocano nel bambino di questa età l'idea di Dio. 4. La credenza in Dio creatore da parte del bambino 9-11 anni. Relativamente ai soggetti 9-11 anni, i dati a nostra disposizione sono numerosi. Reputo perciò opportuno presentarli analiticamente prima di ricavarne alcune considerazioni generali. Nelle situazioni in cui si chiede esplicitamente al soggetto se crede o no in Dio creatore e gli si chiede chi ha creato gli astri, la terra e l'universo, le reazioni sono per la grandissima maggioranza positive. Ad esempio, dal sondaggio precedente, la ricerca numero 3, risulta che il 90% dei soggetti di quest'età attribuisce a Dio la caratteristica di essere creatore, e dai colloqui clinici della ricerca numero 4 risulta che tutti i soggetti esaminati affermano che l'universo è stato creato da Dio. A questo proposito, comunque, i soggetti di quest'età non differiscono da quelli più giovani. Nella situazione in cui non vi sono domande dirette, ma si accenna al problema della creazione, i soggetti di quest'età si riferiscono a Dio più dei soggetti più giovani. Ad esempio, nel racconto natura della situazione numero 2 della ricerca numero 4, si passa dal 30% dei soggetti 7-8 anni prima del 50% dei soggetti di 9 anni e poi all'80% dei soggetti di 10-11 anni. Cioè, più che l'età cresce e più l'idea del Dio creatore si radicalizza nel corso dell'età. Nelle situazioni, infine, in cui non vi sono domande dirette né suggerimenti, i soggetti di 9-11 anni nominano Dio, mentre quelli di 6-8 anni lo ignorano. Vi risparmio le tavole dei confronti riportate. Che la credenza in Dio creatore sia particolarmente accettata a questa età è d'altra parte confermata anche da altre ricerche. Dalla ricerca condotta da Braido e Sarti, 1967, risulta che uno degli attributi più frequenti riferiti a Dio dal 25% dei soggetti romani da parte dei bambini di 9-14 anni è creatore. Dalla ricerca condotta da Sarti, 1968, su soggetti eritrei dai 9-15 anni, ben il 50% parla di Dio creatore. Dalla seconda ricerca condotta da Sarti, 1970, su soggetti eritrei di 10-11, 14-15 anni, il 50,5% dei soggetti cristiani e il 72,5% dei soggetti musulmani parlano di Dio creatore. Sempre dalle ricerche di Sarti risulta inoltre che l'argomento fondamentale adotto dai soggetti cristiani per giustificare la propria credenza in Dio è proprio quello della creazione, come si può notare dai seguenti protocolli in modello: io credo in Dio perché ha creato tutto il mondo, femmina di 10 anni cattolica, io credo in Dio perché ha creato il cielo e la terra e noi che siamo in terra e gli animali che ci sono nelle montagne, maschio 11 anni copto. Da una ricerca condotta da De Concy, 1964, risulta che uno degli attributi più riferiti a Dio da parte dei bambini 8-10 anni è Dio creatore. Egli scrive: il tema, la nozione di Dio creatore, è presente in modo massiccio, si rileva a colpo d'occhio che ha tutte le caratteristiche del tema facile. Sulla base dei dati seguenti possiamo concludere che il bambino 9-11 anni, pur essendo in uno stadio di completo superamento dell'art-
artificialismo primitivo, o proprio a causa di ciò, assimila molto meglio del bambino di età inferiore la nozione di Dio creatore. Il bambino di questa età collega più del bambino di età inferiore la nozione di Dio creatore e i grandi fenomeni naturali. A tale età è questo uno degli attributi più riferiti a Dio ed è quindi considerato molto significativo per definire le caratteristiche di Dio. Sulla base dei nostri colloqui clinici, vedi ricerca numero 4, possiamo inoltre sottolineare che mentre a 6-7 anni questa nozione è accettata in modo sostanzialmente nozionistico, tanto perché te l'hanno detto un milione di volte, a 8-9 anni, ma soprattutto a 10-11, la nozione di Dio creatore è accettata meno acriticamente, per cui è soggettivata. Ne derivano credenze più complesse, più elaborate, più sfumate. Ad esempio, alcuni soggetti, ed è a questo il tentativo di assimilazione organica, tendono a limitare l'intervento divino, affermando che ora egli non crea più. Oppure, sulla base certamente delle prime nozioni scientifiche sull'origine dell'universo, esprimono dei dubbi sul fatto che sia stato Dio a creare gli astri, pur affermando che l'universo è stato in generale creato da Dio. A 10-11 anni, infine, l'intervento divino è sempre meno concepito in termini di fabbricazione e sempre più in termini di vera e propria creazione dal nulla. Questo tanto per capire come si imposta, come si costringono i bambini a assimilare l'idea di Dio creatore. Solo un imbecille può pensare al cristianesimo come una religione logica e razionale che appartiene al divenire degli esseri umani. La logica appartiene alla magia di quanto ci circonda e la magia la possiamo attivare ogni volta che col circostante fondiamo la nostra volontà. Il cristianesimo è solo condizionamento degli esseri umani bambini. Non è possibile affrontare un cristiano pensandolo persona logica. Un cristiano è solo un cane dentro una gabbia ideologica che blocca il suo cervello costringendolo a salivare ogni volta che davanti ad un problema pensa a Dio creatore anziché prendere nelle proprie mani la propria vita. Discutere con un cristiano è stupido, la sua fede gli blocca il cervello, si discute solo con chi ha incominciato a segare le sbarre di quella gabbia, non importa da quale sbarra ha incominciato. Quando un cristiano comincia a segare la prima sbarra, affronta il circostante, allora gli si può tendere una mano, allora si può camminare assieme. Può essere che quella sbarra sia quella dell'anticlericalismo, ossia quella di negare il diritto del Dio padrone, ossia quella della percezione che il mondo che ci circonda è vivo, oppure ancora qualche altra. In quel momento, nel momento in cui un essere umano pensa, prendendo le proprie mani le proprie determinazioni, cessa di essere un cristiano e diventa un essere umano. Magari penserà ancora ad un Gesù buono, ma il processo di scardinamento del suo condizionamento educazionale è incominciato. Chiarito come si impone il cristianesimo sui bambini e come da questi si trasferisce negli esseri umani adulti, vediamo come comunque il circostante chiama gli esseri umani a costruire la propria libertà e come questo avviene. Per far questo voglio citare due episodi diversissimi fra loro. 1. Perché gli auguri ebbero nella Roma antica tanta considerazione finché la loro condizione sparì con l'arrivo dell'uomo Dio e con il circostante e come il circostante supera il condizionamento educazionale cristiano quando la situazione è grave, citando dagli atti del processo a Giovanna d'Arco. Perché gli auguri ebbero a Roma antica tanta considerazione? Secondo la storia o la leggenda narrata da Tito Livio nella sua Storia di Roma dalla fondazione, narra dello scontro fra l'augure Attonavio e Tarquino Prisco. Volendo il re aumentare le centurie della cavalleria, trovò l'opposizione di Attonavio, che affermava che non si potevano variare le centurie della cavalleria senza un responso favorevole degli aruspici. Ciò provocò le ire del re, che prese a farsi gioco, quanto si narra, dell'arte divinatoria. Gli disse: «Su, dunque, o indovino, predici con gli auspici, se può accadere o no ciò che io sto pensando in questo momento». Atto prese gli auspici e disse che la cosa sarebbe sicuramente avvenuta. E il re, questo io escogitato, che tu taglierai con un rasoio una cote. La cote è la pietra con cui si affilavano i rasoi. Prendi il rasoio e cote e fai ciò che la tua arte sostiene che possa accadere. E quello, senza pensarci, tagliò in due la cote, almeno così si narra.
La statua di Atto, col capo velato, era alla destra della curia, proprio sui gradini, vale a dire nel posto in cui il fatto era accaduto, nel luogo dei comizi. Qualcuno ricorda che lì c'era anche la cote, per far memoria ai posteri di quel prodigio. Tanto fu il prestigio che derivò agli auguri e al sacerdozio degli auguri che nulla in seguito avveniva in guerra o in pace senza che fossero tratti gli auspici. Da allora in poi tutta l'attività di Roma antica fu equilibrata dalla capacità degli auguri di relazionarla col mondo circostante. Gli auguri non sottomisero mai Roma a se stessi, ma indirizzarono il fare di Roma affinché non si opponesse ai bisogni e alle tensioni del mondo circostante. Ed ecco un altro episodio riferito al processo a Giovanna d'Arco, ripreso dagli atti del suo processo. Perché Giovanna d'Arco decise di combattere? Chi la spinse? Cosa avrebbe comportato la vittoria dell'Inghilterra sulla Francia? Questo non possiamo dirlo. Molte affermazioni fatte al processo e molte accuse di vario tipo ci inducono a credere che il circostante, il mondo in cui viveva, abbia fatto leva sulla sensibilità, sulla percezione, sull'intuizione di Giovanna, alimentando il fuoco che le ardeva dentro. Quel fuoco che poteva essere spento soltanto con la liberazione della Francia dall'occupazione inglese. Il circostante agisce su Giovanna d'Arco, ma non agisce come circostante, agisce nella forma in cui Giovanna d'Arco è condizionata. Il circostante si traveste con la forma che Giovanna riesce a comprendere. E adesso quello che noi ci interessa sapere è come quel circostante agisce e da dove Giovanna d'Arco ha imparato ad ascoltare il circostante. E ricordate che Giovanna d'Arco è considerata una santa cattolica, eh? Rispondendo alle domande dell'inquisitore, dice Giovanna: la voce mi diceva di comportarmi bene, di andare in chiesa, mi disse che era necessario che io, Giovanna, venissi in Francia, ma per oggi non mi farete dire sotto quali sembianze la voce mi apparve. Due o tre volte la settimana la voce mi diceva che io, Giovanna, dovevo partire e andare in Francia, che mio padre non avrebbe saputo niente della mia partenza. La voce mi diceva di venire in Francia e io non potevo più rimanere dov'ero. La voce mi diceva di liberare Orleans assediata, mi diceva di andare a trovare Robert de Baudricourt a Vaucouleurs. Era il capitano della piazza, perché mi desse degli uomini per accompagnarmi. Le risposi che ero una ragazza, che non sapevo né andare a cavallo né fare la guerra. E poi andai da mio zio, volevo rimanerci un po' di tempo. Rimasi da lui 8 giorni circa, poi dissi a mio zio che volevo andare a Vaucouleurs. E mio zio mi ci accompagnò. Quando arrivai a Vaucouleurs, riconobbi Robert de Baudricourt. E sì che non l'avevo mai visto in vita mia. Era stata la mia voce a dirmi che era lui. Io dissi a Robert che volevo venire in Francia. Per 2 volte rifiutò e mi mandò via. Alla terza mi diede degli uomini. La voce mi aveva detto che la cosa sarebbe andata così. Continua. Il processo verte su vari elementi. Beaupère, il giudice chiede: e quell'albero? Che sai di quell'albero che c'è vicino al tuo villaggio? Giovanna d'Arco, vicino a Domremy c'è un albero, lo chiamano albero delle dame, oppure talvolta l'albero delle fate. Lì nei pressi c'è una sorgente, ho sentito dire che gli ammalati vanno a bere l'acqua di quella sorgente per riacquistare la salute. Questo io l'ho anche visto coi miei occhi. Se però essi guariscono oppure no, io non lo saprei dire. Ho sentito anche raccontare che gli ammalati, quando possono alzarsi, vanno a passeggiare vicino all'albero. L'albero è grande, appartiene al cavaliere Pierre Boulmont. Qualche volta sono andata con altre ragazze a fare delle ghirlande di foglie per adornare la statua di Nostra Signora di Domremy. I vecchi raccontavano, non quelli di quando io ero ragazza, che le fate venivano a chiacchierare vicino all'albero. Ho sentito la Jeanne Aubry, che era la moglie del podestà e mia madrina, a raccontare a me che vi sto parlando di aver veduto le fate in quel posto. Ma io non so se questo sia vero.
Non ho visto che io sappia nessuna fatta vicino all'albero. Se poi le abbia viste altrove, non lo so proprio. Ho visto delle ragazze del mio paese posare delle ghirlande di fiori sui rami dell'albero e qualche volta l'ho fatto anch'io con loro. Certi giorni ce le portavamo via con noi, altre volte le lasciavamo là. Ma quando ho saputo che avrei dovuto venire in Francia passai poco tempo in giochi e divertimenti, il meno possibile. Non so se fin dall'età della ragione io abbia ballato intorno all'albero. È ben possibile che ci abbia ballato con le altre bambine. Forse ho più giocato che ballato. C'è anche un bosco chiamato il Bosco Pelato. Lo si può vedere fin dalla porta di casa di mio padre. È lontano mezza lega. Non ho mai sentito dire che le fate si dessero convegno in quel bosco, ma udì mio fratello raccontare quel che dicevano Don Remy, che sarebbe questo: la Giovanna ha avuto la sua missione vicino agli alberi delle fate. Era falso, gli ho detto, il contrario, e quando giunsi a corte ci fu chi mi chiedeva se nel mio paese si trovava un bosco chiamato il Bosco Pelato, perché era da lì, secondo alcune profezie, che doveva venire una ragazza che avrebbe fatto miracoli, ma io, Giovanna, non ci ho creduto. Fra le altre risposte, i 70 capi di imputazione abbiamo articolo 4, le fate, la madrina fattucchiera, Giovanna. Ho già detto che non ne so nulla delle fate, ho studiato la dottrina cristiana e so tutto quello che un buon cristiano deve sapere. Per quello che riguarda la mia madrina, ho già detto tutto quel che sapevo e pensavo a quel proposito. Articolo 5, la preghiera. Non sai il credo, Giovanna, chiedete al confessore a quale l'ho recitato. Articolo 6, aveva l'abitudine di frequentare la sorgente magica e l'albero fatato, spesso anche di notte faceva in modo di essere sola, ballava intorno all'albero, cantava canzoni e pronunciava formule magiche, appendeva ai rami ghirlande che la mattina dopo erano sparite. Giovanna, non è vero. Si può obiettare quanto si vuole, ma sta di fatto che gli auguri equilibrarono il fare dell'antica Roma e Giovanna d'Arco fu un elemento catalizzatore fondamentale per la guerra di liberazione francese contro gli inglesi. Pertanto nessuno parli di logica nei confronti dei cristiani. I cristiani non hanno logica, ma sono solo portatori di violenza. Partendo da queste considerazioni e dagli stimoli della trasmissione di Radio Gamma 5, viene elaborato sia il crogiolo del male, sia il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. In questi episodi che abbiamo visto fino adesso, abbiamo visto come Vianello ci racconta, attraverso quali tappe, o meglio ci dice alcuni elementi attraverso quali tappi, tappe viene costruita l'idea del Dio creatore nei bambini. Quando noi parliamo di violenza emozionale che i cristiani fanno nei bambini, quello che ci dimostra Vianello sono alcune tappe di espressione di questa violenza. Nello stesso modo, però, negli altri due episodi noi abbiamo visto due considerazioni fondamentali, cioè che gli uomini non vivono al di là del mondo, ma il mondo parla agli uomini attraverso un'intuizione. Ora, dal momento che il parlare del mondo agli uomini mediante intuizione è una percezione soggettiva del singolo uomo, noi non potremmo mai dire il mondo ha parlato alla soggettività di quella persona, ma possiamo vedere le azioni di quella persona, come quella persona incide nella vita quotidiana degli uomini e da dove ha raccolto le sue intuizioni, le sue tensioni, la sua determinazione nell'affrontare la vita quotidiana. Pertanto, se non possiamo dimostrare che il mondo parla agli uomini, possiamo dimostrare come l'intuizione degli uomini sugli effetti, sui fenomeni del mondo, porta gli uomini ad agire in un certo modo anziché un altro. Nessuno può dire che il comportamento degli auguri fosse un comportamento razionale all'interno della logica della gestione, non so, dello Stato o della ragione. Era un comportamento irrazionale che derivava da una capacità degli auguri di aprirsi alle intuizioni del mondo. E attraverso l'intuizione del mondo non facevano altro che equilibrare quello che era la società dell'antica Roma con le tensioni che dal mondo giungevano a loro. Lo stesso dicasi per Giovanna d'Arco. Noi non sappiamo, non possiamo sapere se Tizio Caio ha parlato a Giovanna d'Arco. L'unica cosa che noi possiamo sapere è che il mondo ha spinto Giovanna d'Arco perché facesse quello che ha fatto.
E il fatto stesso che il processo venga dimostrato come in realtà Giovanna d'Arco avesse una relazione con una parte vivente del mondo e con una parte protagonista del mondo, che è l'albero, che è la sorgente, che è il bosco pelato, vediamo che le voci che sono giunte a Giovanna d'Arco non sono voci che arrivano da un trascendente, ma sono voci che le derivano da un mondo oltretutto che aveva mille voci con le quali parlava le persone. La sua madrina gli ha parlato delle fate, e gli altre persone gli hanno parlato dei riti nel bosco pelato, lei stessa portava le ghirlande sull'albero quando era bambina, cioè c'era un piacere soggettivo delle persone di relazionarsi col mondo. Questo non significa che parte della percezione che avevano quelle persone quel mondo non derivasse anche da assunzione di particolari piante o particolari erbe. Se vi fate una buona insalata con le primule, ci sono buone possibilità che riusciate a vedere le fate, tanto per essere chiari. Ma al di là di questo, c'era una sensibilità degli uomini di percepire le intuizioni che arrivano dal mondo verso di noi. E queste intuizioni, se vengono a coincidere con le nostre necessità nel fare quotidiano, noi diventiamo operativi all'interno della nostra quotidianità, partendo però dalle intuizioni che abbiamo avuto, non dai ragionamenti. E allora torniamo al discorso precedente, i quattro canti del mondo. Due ragioni, una mia e una dell'oggetto con cui io mi relaziono. Due intuizioni, due alterazioni della percezione, due psichismi, due mondi in percezione alterata fra me e l'oggetto con cui io mi relaziono. Possono interagire questi mondi? Indubbiamente interagiscono, ma il risultato dell'interazione fra quelli che sono la mia razionalità, la mia ragione, o la mia intuizione, il mio psichismo nell'affrontare il mondo, è una soluzione di una contraddizione. La soluzione di una contraddizione porta a trasformare entrambe le parti che arrivano in conflitto. Usiamo il termine conflitto perché è un termine chiarificatore all'interno di una contraddizione. Però ricordatevi che il conflitto può essere anche amicizia, può essere anche fusione in termini d'amore, può essere anche fusioni di passioni. È sempre un termine conflittuale perché fa muovere quelle che sono la struttura emozionale delle persone, fa muovere la struttura emozionale del mondo, fa muovere la struttura emozionale delle piante, fa muovere la struttura emozionale degli animali, fa muovere la struttura emozionale dei batteri che si modificano, dei virus che si modificano alle azioni che io faccio nei loro confronti. Cioè tutto il mondo non è altro che un grandissimo crogiolo di trasformazione, perché tutto il mondo è un grandissimo crogiolo di dei che vanno verso l'infinito dei mutamenti. L'unica cosa che è diversa qual è? Sono gli occhi dell'essere umano che guardano il mondo. Gli occhi dell'essere umano sono nascosti dietro una barriera nera costruita dal monoteismo, costruita attraverso le credenze del monoteismo che gli impediscono di vedere l'infinito che gli sta di fronte, per cui gli impediscono di scorgere le sue stesse tensioni, i suoi stessi bisogni negli oggetti del mondo. Ecco, questa praticamente è l'introduzione da cui parte il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Continueremo nelle prossime trasmissioni parlando di alcune considerazioni sul concetto di ragione, e poi andremo avanti facendo la sintesi di alcuni paganesimi, perché quando venne scritto questo libro andò in coda all'analisi di alcuni paganesimi antichi di cui avevamo parlato. Per esempio c'è il paganesimo urrite fenicio, il paganesimo finnico, il paganesimo magiaro, il paganesimo lituano, il paganesimo basco, no? E andò in coda e riprese alcuni concetti che deducemmo dall'analisi di quei paganesimi. Li potete trovare in internet, Francesco li ha messi in rete, sono scritti tutti in maiuscolo, forse lui ha fatto il minuscoletto, ha fatto un po' di, sono venuto fuori un po' di pasticci, perché allora all'inizio delle trasmissioni io scrivevo in maiuscolo per poter leggere meglio, perché mi fosse un po' più chiaro. In realtà dopo si è rivelato un errore, comunque quello che è stato scritto in maiuscolo resta in maiuscolo. Io ho parecchi scritti che purtroppo sono in maiuscolo e non li posso mettere in internet.
andremo avanti con questo. Poi andremo avanti con alcune precisazioni per i praticanti del Crogiolo dello Stregone. Poi definiremo il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo e poi inizieremo quello che è il Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo vero e proprio, con togliersi dal centro del mondo, con le determinazioni e con tutto quello che è stato scritto su questo libro. Vi ricordo comunque che i dibattiti che teniamo qui a Radiogramma 5, il prossimo dibattito sarà per il 13 dicembre, che parla delle correnti vegetative, non è altro che una situazione molto più avanzata di quello che è il Crogiolo nel mondo, di quattro canti del mondo, ed è ancora più avanzato il dibattito che facciamo qui a Radio Gamma 5 della serie di dibattiti che abbiamo tenuto a Marostica. La traccia dei dibattiti di Marostica è la traccia chiaramente che sto utilizzando per riscrivere quello che è il dibattito vero e proprio, e dibattiti che stiamo tenendo adesso, e ampliarli ulteriormente. La sostanza non è che cambi molto, cambia molto il modo di presentare le varie cose e i referenti, gli esempi che vengono fatti, che cercano un po' di cogliere quello che è la sensibilità delle persone. Tutto qua. In ogni caso, ricordate che il Crogiolo dello Stregone è la via occidentale della conoscenza, che è propria del paganesimo politeista e che non ne possiamo fare meno. Bene, in questo momento mancano 10 minuti alle 7 esattamente. Do il via alle telefonate. Vi ricordo il numero di telefoni: 049 700 600 e 049 700 838. Questa trasmissione non prendo, prima ho preso una telefonata in privato, non prendo telefonate in privato. Vi ricordo che nel frattempo l'uso di internet ci permette di approfondire questi termini. Tutto il Crogiolo dello Stregone, di cui io andrò avanti a parlarvi trasmissioni dopo trasmissioni, compresa l'arte dell'agguato, compreso il sognare, compreso l'intento, compreso le determinazioni, chiamare le cose col loro vero nome e tutto quello che c'è dentro. Il Crogiolo dello Stregone, quattro canti al mondo, lo trovate tutto su internet, cioè è stato messo completamente su internet. Per cui chi ha internet può chiaramente andare là e scaricarselo senza nessun problema. Internet ci permette di mantenere i contatti con tutte le realtà possibili e immaginabili e tutte le persone che vogliono incorrere nel discutere le nostre tematiche. Con internet siamo riusciti a praticamente entrare in contatto con persone che non saremmo mai riuscite a contattare in giro per l'Italia o un'altra cosa. Naturalmente la diffusione del pensiero pagano politeista è qualcosa che procede a livello esponenziale, cioè non è un qualcosa che appare improvvisamente, c'è il paganesimo, no. Si costruisce un po' alla volta, cioè un po' alla volta le persone scoprono quello che stiamo dicendo e praticamente lo analizzano, lo approfondiscono. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao, mi chiamo Paolo. Dimmi. Ascolta. Volevo capire una cosa. Io ho ascoltato quella trasmissione che è stata stasera, non tutta perché ho finito il lavoro, ho acceso la radio, sono capitato su Gamma 5 e ho sentito. Hai criticato il fatto che i bambini quando sono piccoli vengono insegnato il cristianesimo. Certo. Non ho capito perché non criticheresti il fatto che i bambini quando sono piccoli vengono insegnato il paganesimo politeista. Dato che sarebbe in entrambi i casi insegnare un qualcosa. No. Secondo me. Qua pronto? C'è... Sì. Pronto? No, mi senti per radio? Abbasso la radio e non ti. Abbassi la radio, vogliamo un attimo. Se va meglio. Pronto? Provo a abbassare la radio. La radio è abbassata. Non va bene per niente. Mi senti adesso? Io sì, sì. Buon, perfetto. Il problema non è cosa insegni o cosa non insegni, il problema è se sottometti o non sottometti. Chiaramente tu a tuo figlio gli devi dare tutti gli strumenti per affrontare la vita. Cioè, chiaramente tuo figlio dipende da te, perché nasce da te e sei tu il responsabile, no? Per cui tu gli dai tutti gli strumenti per affrontare la vita. Ora, un conto è che tu gli insegni la sottomissione e l'adesione a una provvidenza, un conto è che tu gli dai gli strumenti per prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita.
Però questo sono due cose che sono antagoniste. Cioè, o tu insegni a tuo figlio a dirti sii buona tutti i giorni, perché tu sei suo padre, sei il suo padrone, oppure invece tu ti collochi davanti a tuo figlio come quello che gli dà tutti gli strumenti per vivere, ma che non è il padrone. Gli insegni a pescare, non gli dà un pesce. No, non è semplicemente che gli insegni a pescare, gli insegni proprio la libertà delle azioni, cioè la libertà con cui guardare il mondo. Oppure gli puoi insegnare la sottomissione impedendogli di guardare il mondo. Cioè, queste due cose sono antagoniste, puoi scegliere l'una o l'altra. Io non dico che una persona non deve insegnare a suo figlio, capisci? Il paganesimo non è una religione che tu puoi mettere alla pari del cristianesimo. Dici, se tu dici cristianesimo e musulmani sono la stessa cosa, beh, tendenzialmente sono la stessa cosa, perché sottomettono a un'autorità, a un Dio. Il paganesimo non sottomette a un'autorità. Gli dei pagani, se mi camminano a fianco, bene, se non mi camminano a fianco, va bene lo stesso. Posso però dire che il taglio che almeno io ho ricevuto dalla trasmissione, io non ho seguito, ti dico, tutte le trasmissioni. Guarda che sono 8 anni che io parlo per radio, Immagino. Però il messaggio che ho ricevuto io, se tu volevi comunicare il fatto che il paganesimo è differente dal cristianesimo, perché nell'insegnarlo a un bambino, in un caso dà gli strumenti per vivere, e nell'altro caso invece do sottomissione, io ti dico sinceramente, il taglio che hai dato alla trasmissione negli ultimi 40 minuti non ha comunicato questo. Non dava a comunicare questo. No, non mi ha comunicato il fatto che io ho ricevuto questo, che mi ha confermato che è sbagliato. Quindi magari se tu hai avuto una comprensione, la tua comprensione è tua, non è che... Io ho ricevuto il fatto che inculcare qualsiasi cosa a un bambino di 5 anni è sbagliato, che secondo me non è vero, perché io al mio figlio a 5 anni devo insegnare che picchiare un altro bambino è sbagliato. Sì, ma anche tu non è che gli insegni che picchiare un altro bambino è sbagliato, tu gli insegni che picchiare un altro bambino è sbagliato quando tu non picchi tuo figlio, ma trovi altre soluzioni. Ma gli dico, ma mio figlio, comunque io conosco una coppia che non ha mai picchiato i suoi figli, perché non li ho mai picchiati, li conosco. Il figlio maschio e la sorella è uno che ha 5 anni. Non, e nessuno ha mai picchiato né il bambino maschio né la bambina femmina. Ma perché c'è un... rifiuta completamente il fatto di educare i bambini, neanche una sberla non li ha mai tirato. Io una volta per istinto, perché io ho ricevuto un'educazione diversa, ho dato uno schiaffo alla mano del bambino che la stava allungando sul tavolo per prendere il coltello, che secondo me era il coltello da cucina, era pericoloso, gli ho tirato uno schiaffetto un po' forte sinceramente, perché è andato di istinto per bloccarlo sulla mano. La madre e il padre mi hanno criticato perché non dovevo formarli così. Per carità, io ho sentito distinto, loro avrebbero fatto, magari avrebbero levato il coltello, che è la cosa migliore, piuttosto che schiaffeggiare il bambino. Però è solo per rendere conto che loro non picchiano i figli. Però il bambino maschio picchia la bambina. Se la bambina gli ruba i giocattoli, la bambina va a dire alla mamma, mamma, mi ha rubato i giocattoli, oppure dice al bambino ridammelo perché lo stavo giocando io così. Il bambino non dice niente, tira una sberla alla bambina. Io vorrei insegnare... Cioè, secondo me, ti dirò una cosa, là ci sono degli altri errori educativi in maniera diversa, secondo il mio punto di vista, però non era questo. Cioè, io, mia figlia per esempio, non ho mai avuto bisogno di dire niente, cioè quando lei voleva fare una cosa chiedeva spiegazioni, ma questo a 2 anni insomma, o perché chiedeva spiegazioni perché una cosa non la poteva fare, adesso ne ha 22. Però gli insegnavi che una cosa non la poteva fare. Sì, sì, ma glielo dimostravo, cioè gli dimostravo fisicamente e materialmente perché fare quella cosa sarebbe stato nocivo. Capisci? Cioè, quando avevo delle spine volanti in casa, gli ho fatto vedere le scintille che venivano fuori fra la spina, e che questo era pericoloso per lei, gli avrebbe fatto male. Non ne ha mai toccata una. Avevo delle spine volanti in casa, però era un rapporto particolare che avevo, cioè fin dall'inizio c'è stato un momento di pietas, cioè in pratica di osservazione delle sue necessità, capisci? Per cui fin dall'inizio si è costruito un feeling che era magico in realtà. Non era più un discorso di imposizione o non imposizione. Ciao Stefano, lei sapeva che quello che io gli dicevo era semplicemente perché poteva essere pericoloso, ma non ha mai avuto limitazioni, e io non ho mai ricevuto danni dal non mettere limiti. Beh,
il fatto che tua figlia non abbia avuto limitazioni credo sia cioè la fede in se stessa non è corretta. Perché se il fatto che tu avrai detto a tua figlia almeno una volta nella vita non mangiare tutti quei biscotti oppure... No, no, io a mia figlia gli ho detto la prossima volta che vai all'asilo tu gli tiri un pugno nella pancia al ragazzino che ti ha rotto le scatole. Il giorno dopo lei gli ha tirato un pugno nella pancia e l'ha lasciato per terra e non ha più rotto le scatole. Soltanto invece ha avuto le maestre che hanno massacrato lei perché non ci si comporta così rispetto a chi ti fa delle violenze. Capisci? Anche in questo momento io potrei dirti che hai dato una limitazione a tua figlia, tra virgolette, passami il termine. Sì? Non credo in quello che dico, però è tanto per passare il termine. Obbligando tua figlia a tirare un pugno sullo stomaco senza cercare un'altra soluzione. Non ne aveva altre purtroppo. Effettivamente non ne aveva altre. Io ritengo che comunque hai sempre una scelta, che poi tu scegli che cosa è meglio per te o che cosa in quel momento sia meglio per te. O che io penso che comunque... Quando ti trovi davanti a una situazione, comunque... No, avevo una tale capacità di comprensione delle necessità degli altri che non osava mai intervenire in maniera diversa che non fosse la ragione. E purtroppo questo, in ambito, ti parlo sempre di scuola elementare, era vissuto come una debolezza. Gli altri bambini la pensavano come una debolezza anziché come una disponibilità. Cioè mia figlia cominciava a leggere già da 2 anni, E, sì, per cui lei aveva già una percezione del mondo estremamente forte e gli altri la vivevano come se lei fosse debole, capisci? Per questo ho dovuto spingere perché reagisse anche in un altro modo. Cioè ci sono delle necessità in cui devi spingere per forza le cose, però non è tanto questo, perché un conto è picchiare le persone tanto per picchiarle, un conto è tirare un pugno perché va tirato, punto e basta, insomma. Cioè, il problema è fra la sottomissione e la libertà. La sottomissione e la libertà sono due concezioni mentali che sono opposte. Il fatto che comunque io posso dire tranquillamente tu hai obbligato tua figlia a... Sì, ma io l'ho obbligata anche a imparare a leggere, cioè l'ho obbligata... È questo il taglio che secondo me ha detto la trasmissione stasera, che secondo me che mi ha spinto a telefonare, perché se l'avessi letto nel taglio il fatto che si insegna, tra virgolette, si insegnano ai figli cose buone, devi insegnare tuo figlio a pensare con la propria testa, anziché a prendere le cose e dire sì buona, come hai detto prima, non avrei neanche preso in mano il telefono. È che ho detto, ma perché sta dicendo che non posso insegnare a mio figlio che questa è una A, che questa è una B, perché è un'imposizione? No, ma io non ho... Guarda che io stavo parlando soltanto del concetto di creazione. Il concetto del Dio creatore è quello che piega l'individuo a non risolvere le proprie questioni perché tanto c'è il Dio creatore. Cioè, questo era il concetto di cui io parlavo, e parlavo come le sollecitazioni del mondo, la percezione, l'intuizione del mondo, scuota invece le persone ad agire nel mondo. Ciò nonostante, non è detto che io capisco nel mondo o che vedo una cosa che non mi va, si è spinto personalmente, perché io faccio parte del mondo, sono un pezzo del mondo e sono qui per fare qualcosa, questo... Che dico allora, non è che faccio il palo e aspetto che prima o dopo succeda qualcosa, perché potrei essere io che devo far succedere poi qualcosa. Okay, sì, senti, io adesso ho un problema, c'ho Stefano, dovevo lasciargli la radio, okay. Devo chiudere la trasmissione, però... Ti do appuntamento per giovedì prossimo vado avanti. È un problema in orario anch'io purtroppo, non so. Va bene, dai. Ok, comunque, okay. Quello che ci tengo a sottolineare è che secondo me il taglio della trasmissione ha comunicato una cosa che non intendevi comunicare. Vabbè, cercherò di rimediare allora, ok? Okay. Ciao. Scusate un attimo, parto subito con la pubblicità perché Stefano giustamente sta fremendo. Ciao a tutti, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo per il giorno il 13, dibattito sul Crogiolo Stellone. Ciao.